2 anni, 6 mesi, 1 giorno, il 13 dicembre non si potrà più ricandidare e compierà questo famoso compleanno nel secondo mandato. Ah sì, è vero, non ci riflettevo che in effetti è il mio compleanno, compio per la, diciamo, nel secondo mandato, diciamo metà mandato. Vabbè, insomma, io credo che in questo momento non conta Maurizio Brucchi, non bisogna lavorare per Maurizio Brucchi, non si è a favore o contro Maurizio Brucchi. In questo momento bisogna lavorare per Teramo, si può essere a favore o contro la città di Teramo. La città di Teramo vive un momento difficile, c'è un dramma in atto. Ieri ulteriori sgombri di interi edifici, intere palazzine, questo è il vero dramma che stiamo vivendo. Questo deve essere l'obiettivo di tutti, ripeto, come ho detto in più occasioni anche nelle riunioni capigruppo, deve essere l'obiettivo del sindaco Brucchi, della maggioranza, dell'opposizione, di tutte le persone che fanno politica in questa città e che vogliono lavorare per ripartire in questo momento particolarmente difficile. Questo è secondo me il vero obiettivo, che poi il sindaco Brucchi faccia il suo compleanno il 13 dicembre conta davvero poco. Sarà un consiglio comunale forse con l'assenza dell'assessore Luca Antoni, visto che ha vinto, o meglio è stata richiamata tramite una graduatoria del comune di Bellante nel comune di Nereto come responsabile dell'ufficio finanziario. Ma guardi, io credo che la legge parla chiaro da questo punto di vista, non c'è nessuna forma di incompatibilità e di inconferibilità. È chiaro che l'assessore Luca Antoni, come io ho avuto modo di dirle parlando, deve organizzare la sua giornata e quindi deve garantire il servizio per cui diciamo, è stata nominata assessore, facendo il suo lavoro, perché non è né la prima né l'ultima che diciamo, svolge questa funzione, continuando a lavorare. E quindi questo credo che è la cosa importante. Poi tutto è nelle sue determinazioni, che io comunque rispetto, perché è giusto che sia così. Però insomma, ritengo che se Francesca Luca Antoni riuscirà ad organizzare la sua giornata portando avanti quello che è il compito che le è stato assegnato, credo che non ci sia nessun problema.